Il tablet del terrore ha suonato. Ignazio, sei pronto per le sue domande calienti? Il famoso tablet del terrore, eccolo qua. Allora, cos'è per te l'amore? Quando due persone sono innamorate e stanno bene insieme, la vita di entrambe migliora. Per me questo è l'amore. Il gesto più romantico che hai fatto? Beh, allora, diciamo che per Cecino ho fatti tanti gesti romantici. L'ho portata in un cubo di vetro, in mezzo alle Dolomiti. È stato, penso, uno dei momenti più romantici della mia vita, forse il più romantico. Peggior primo appuntamento che hai avuto? Allora, il peggior primo appuntamento che ho avuto è stato con una ragazza che, diciamo, poco dopo ho scoperto che la sera prima era uscito con sua sorella. Quindi è stato abbastanza brutto. Il tuo prototipo di ragazza? Il mio prototipo di ragazza è la Ceccio, ovviamente. La mia ragazza ideale è una ragazza mediterranea, quindi scura di carnagione, capelli scuri, occhi scuri. Bella e stupida o brutta e intelligente? Ma perché non bella e intelligente, visto che si può scegliere, quindi no, nessuno dei due. Le ex dovrebbero rimanere ex? Sì, assolutamente sì, non ho mai creduto nei ritorni di fiamma, diciamo, quindi sì. L'ex, ex. Hai più ricevuto o dato due di picche? Devo dire che ne ho più dati che ricevuti due di picche. Cosa pensano di te le tue ex? Le mie ex non hanno una buona immagine di me, purtroppo. O per fortuna, anche tanto. Sei stato con l'ex di qualche tuo amico? Purtroppo sì. Purtroppo sì, con una sola, però sì. E lui non mi ha parlato per un po' e poi gli è passata. La vacanza ideale in coppia? La vacanza ideale in coppia, le Maldive. Fantastico. La vacanza ideale da single? La vacanza ideale da single, Messico. Pazzesco. Hai mai fatto una scenata di gelosia? Sì. Sì, sì. Sì, non scendo nei dettagli. La prima cosa che guardi in una donna? Gli occhi, che domande. La peggior cosa che può fare un partner a letto? Fingere l'orgasmo. Brutto. Come ti comporteresti se fossi single nella villa di Ex on the Beach? Sono il conduttore, quindi non posso. Non si sa, non si saprà mai.